E allora ripartiamo dalle prestazioni dei singoli, ovviamente stiamo parlando di Riviera Banca Basket Rimini, top scorer ancora una volta Simoncelli, per lui 18 punti, in doppia cifra in casa biancorossa anche Broglie, 17 Crow, 12 e 11 Mladenov. Allora vado da Daniele Bacchi per sapere chi è il tuo MVP, Daniele. Assolutamente Giorgio Broglie, non ho dubbi, lui ci ha tenuto in piedi all'inizio e poi alla fine ha fatto vedere come si fa a giocare, quindi lui, anche se Sassi Moncelli l'ha portato in processione tutte le settimane, però Giorgio Broglie per me è il numero uno. Quindi Giorgio Broglie, vado da Paolo Guiducci. Paolo, per te? Avrei detto Giorgio Broglie, ma siccome l'ha già votato Daniele, sai, lo che puoi non votare possiamo... anche te, non è nulla vieta. No, sai benissimo che non possiamo dire lo stesso giocatore, quindi devo virare su Simoncelli, che anche stavolta ha fatto una super prestazione, gioco, punti. Mi spiace solo per quel 3 su 6 dalla lunetta, che non è proprio la percentuale che gli compete, però un'altra super prestazione. Scherzi a parte, questa volta avrei optato davvero per un pari merito, perché per motivi differenti lui e Broglie davvero hanno fatto un'ottima prestazione. E poi Broglie è straordinario, prendere tutti quei rimbalzi senza alzarsi da terra è sferico, è uno spettacolo. Vado da Davide, indubbiamente nelle ultime giornate Davide abbiamo visto un grande Alex Simoncelli, poi tra l'altro è stato proprio lui a sbagliare ma a prendersi anche il tiro decisivo, no, nelle due partite perse di recente, però comunque sempre diciamo leader di questa squadra, possiamo dire, nelle ultime giornate in particolar modo è venuta fuori un po' la sua leadership anche nel prendere lui proprio quei tiri. E sì, sicuramente Alex è un giocatore che già l'anno scorso ci ha fatto vedere le sue caratteristiche, è un giocatore che ha un'intensità incredibile in allenamento, tutti gli allenamenti lo dobbiamo fermare, Alex, questi basta, lui va sempre al 150%, è un giocatore incredibile che assieme a Eugenio, assieme a Thomas, assieme a Gordon, insomma, sono leader, ben diversi leader in campo, sicuramente lui dal punto di vista offensivo mi piace prendersi diverse responsabilità, però è anche un giocatore che è assolutamente uno dei nostri migliori difensori e questo non è assolutamente semplice da trovare in giro. Uno che attacca e difende fa un altro sport. Il tuo MVP questa settimana per chi è? Insomma, per chi voteresti? Avresti votato, visto che stiamo per chiudere il sondaggio? Guarda, ti dico, la bomba di Bobby del più uno e più il canestro in transizione con fallo è abbastanza pesante, soprattutto dopo il primo tempo ha avuto subito problemi di falli, come ha detto giustamente prima Paolo, e per un 2000 prendersi quel tiro, metterlo e far canestro per poi fare la penetrazione, insomma non è scontato, la sua crescita, anche la sua, è importante come quella degli altri giovani e sicuramente ci vuole una bella faccia tosta per mettere quella bomba. E allora, abbiamo tre voti diversi che sono, guarda caso, proprio i tre giocatori che occupano il nostro podio, diciamo, virtuale. Giorgio Broglie porta a casa però il 67% dei voti, quindi è lui l'MVP di questa partita di RBR. Poi c'è Alex Simoncelli con il 15% dei voti e il terzo posto è proprio per Bobby Mladenov con il 7% dei voti. E poi via via, insomma, ci sono altri tre giocatori, Crofu, Magali e Rossi, che prendono il 4%, ma il podio è questo e vince Giorgio Broglie, quindi MVP. E vado invece dal coach Simone Porcarelli per chiedere, invece l'MVP dei Titans chi è stato? È detto dal coach, ha il suo valore? Ma guarda, ad essere sincero, anche i punti sono stati tutti molto ben distribuiti. È vero. Nei minuti finali hanno praticamente segnato tutti i senior, hanno segnato un canestro. È chiaro che ci sono stati un paio di episodi che hanno girato la partita, come un rimbalzo d'attacco di Saponi che ha realizzato e un fallo subito da un ragazzo, Matteo Montanari, di scuola Krebs, ha subito un fallo in attacco che praticamente è sul loro possesso del possibile pari, abbiamo avuto la palla noi, è stato molto bravo a difendere,
questi sono due episodi che sicuramente hanno girato la partita a nostro favore negli ultimi due minuti, però trovare un MVP è difficile, perché ognuno di loro ha dato un contributo in ogni minuto della partita, sia in attacco che in difesa. Torno allora da Davide per chiedere invece, in questo caso non diciamo l'MVP stagionale, anche perché poi manca la parte culminante della stagione, però Davide ti chiedo: qual è il giocatore che ti ha sorpreso di più in positivo, quello che ti ha dato diciamo qualcosa in più rispetto a quanto magari ti potessi aspettare, pur ovviamente avendolo scelto? Ma io spenderei due parole per Filippo Rossi. Ha avuto a un certo punto, anche ultimamente, delle partite dove ha fatto NBA, era sempre il primo in panchina a incitare i compagni, a aiutare a fare il primo tifoso della squadra. Ha avuto un atteggiamento veramente incredibile. Dall'inizio alla fine per me è stata un po' la sorpresa. Sempre molto intelligente, in campo fa sempre la cosa giusta, al momento giusto, sempre le cose utili. E soprattutto quando poi dopo, con il rientro dei giocatori, è stato un attimo messo un po' fuori dalle rotazioni, non ha battuto ciglio, ha continuato a allenarsi sempre con una grandissima intensità ed era il primo che citava, aiutava i compagni, e quindi una persona veramente squisita sia come ragazza che come atleta, che ha dimostrato di meritarsi questo palcoscenico, di meritarsi la Serie B, e bravo Filippo. Bene, credo che il nostro Daniele sia d'accordo, perché so che è un suo estimatore, Daniele, vero? Assolutamente, Filippo. Filippo lo conosco da quando era, non si può dire da quando era piccolo perché non è mai stato piccolo, però fin da quando stava nelle giovanili, 14-15 anni, si vedeva che ha una visione del gioco e un modo di stare in campo che sono veramente da giocatore completo, questo senza dubbio, quindi perché è assolutamente da premiare. E poi è serio, sta attento, è presente, non molla. Farà anche più canestri, adesso ieri ha litigato, ma poi li farà. Certo, ma poi è giusto, ha sottolineato bene Davide, anche l'atteggiamento che ha nei confronti dei compagni, che è fondamentale, soprattutto per un giovane. Allora, tra poco Daniele ti chiedo un po' come sta NTS, in questo caso è d'obbligo. Prima andiamo però da un'altra azienda amica di Calcio.Basket e anche di RBR, che è Fisiochinetica. Con la stagione fredda iniziano i dolori? Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisiochinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisiochinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Domus Medica Nova Feltria e su internet fisiochinetica.it. E allora, Daniele, NTS, riusciremo a vederla in campo ancora presto? Lo so, domani o dopodomani probabilmente sapremo il verdetto definitivo, speriamo di sì. Sì, praticamente riuscire a capire chi sarà in grado di entrare in campo domenica è come vincere su Prenalotto. Perché peraltro domani è proprio martedì, quindi ci sarà l'estrazione, ma prima verranno estratti i tamponi dei nostri ragazzi. Saranno almeno in 5? Domanda da $1 miliardi. Il loro leader carismatico, che è Mirko Acquarelli, è stato quello che ha subito più pesantemente i postumi di questo evento, ma stiamo a vedere, non saprei dire. Se ci sarebbe una partita casalinga con Livorno in calendario e poi successivamente una trasferta a Parma, chissà. Vediamo, insomma, speriamo che comunicati in settimana. Speriamo, tra l'altro, insomma, che se si giochi ci siano le condizioni per poter giocare, anche perché quello è un match da vincere, insomma, per Rimini, quello con Livorno. Certo. E quindi, insomma, ci auguriamo che andare in campo in 5, insomma, dai, non esiste. Appunto, senza cambi, insomma, speriamo comunque di vedere in campo quando potranno tornare in campo in condizioni diciamo adeguate. Ricordiamo che comunque la partita, quando sarà, in ogni caso, in ogni momento, sarà trasmessa da Icaro TV, insomma, come tutte le partite intere di quest'anno di NTS. Manduki che ce la racconterà, e quindi sarà ancora più bella. Perfetto, certo. Allora vado a questo punto da
da Davide, perché usciamo Davide un attimo dal campo, perché chiaramente l'abbiamo detto dall'inizio, da quando è nata, insomma l'avete detto, noi l'abbiamo detto come emittente molto vicina a RBR, che non è solo importante quello che avviene in campo, ma anzi è più importante quello che avviene fuori. Allora ti chiedo un po' il punto su RBR, visto che tra l'altro siamo proprio reduci, freschi, da un altro appuntamento con tutto il mondo RBR, ricordiamo insomma la nostra emittente fa parte della società, e quindi c'è stato un altro incontro, quindi insomma procede a gonfie vele il progetto anche fuori dal campo, Davide. Sì, assolutamente, Roberto, con gli amici di Fattor Comune abbiamo cercato di mettere un attimo in rete, a comunicare fra di noi i nostri partner, i nostri soci, i nostri sponsor, perché il nostro è un vero network, è un network a 360 gradi con l'obiettivo di fare interagire le aziende fra di loro, per fare anche uno scambio di conoscenze, di formazioni, di mettere in contatto un'azienda con l'altra. E quindi il nostro compito è molto molto più ampio di quello che è una semplice, tra virgolette, partita di pallacanestro, perché abbiamo diversi obiettivi importanti, sia sul sociale, sia dando una mano alla società del territorio, e soprattutto per mettere i nostri imprenditori in rete fra di loro a fare network. Quindi quella lì anche il fattore comune che ci stanno dando in questo, stiamo trovando dei risultati incredibili, e sicuramente anche nonostante questo periodo di difficoltà dalla maggior parte delle aziende, diciamo che noi ce la siamo cavata egregiamente anche grazie a queste idee un po' innovative, per cercare di dare visibilità e spazio alle nostre aziende. Poi non nascondiamo che la partnership con voi, Roberto, dicano che con la possibilità di vedere le partite in diretta, tutte le partite che giochiamo in casa, è un grandissimo valore aggiunto che tutti i nostri partner hanno prestato in particolar modo. Quindi mi sento proprio in questa occasione di ringraziare Roberto, te e tutta Icaro per questa grandissima opportunità che avete dato per fare vedere pallacanestro a tutti i nostri ai tantissimi tifosi che da casa insomma seguono la domenica le partite, insomma. Quindi grazie mille. Grazie, grazie, lo facciamo con enorme piacere. Allora Davide, raccontami un po' come sarà il percorso d'avvicinamento di RBR ai playoff, perché chiaramente insomma sarete spettatori interessati dei recuperi nei prossimi giorni, però al contempo la squadra si dovrà preparare a questo appuntamento. E ti chiedo anche, secondo te potrà essere un vantaggio o uno svantaggio il riposare, tra virgolette ovviamente, di queste due settimane? Ma allora, ieri sera tornando in pullman da Cecina c'era Simone Brugel che faceva tutti i vari calcoli col suo file Excel per cercare di capire gli incastri, ma vi assicuro che è quasi impossibile. Ipoteticamente potremmo arrivare quarti, dall'altra parte potremmo forse incontrare Crema, Pavia, Bernadette, probabilmente Crema. A me mi sento di dire, commetto un euro su Rimini Crema primo turno playoff. Giocheremo il 16 di maggio e ci prepareremo allenandoci, quindi non male non ci fa, prenderemo un po' di tempo per risolvere i vari problemi, i vari acciacchi, cercare di mettere un po' di benzina nel motore, faremo una amichevole sabato pomeriggio quasi sicuramente con Ostano, per poi cercare di arrivare al momento clou, questa partita di gara 1 di playoff, nelle migliori condizioni possibili. Chi ci sarà lo sapremo probabilmente solo il 12 maggio, e quindi ci sarà poco tempo per preparare qualcosa sugli avversari, ma lavoreremo tanto su di noi, la nostra voglia di entrare in campo e di provare ad arrivare più in fondo possibile. Ecco, si dice sempre, insomma, a volte anche RBR ha affrontato un vero e proprio tour de force solo qualche settimana fa, no? Ricordo anche a ridosso di Pasqua, insomma, c'erano match uno dietro l'altro tra domenica, infrasettimanali, e quindi in quel caso, insomma, si gioca molto spesso e non ci si allena. Adesso invece capita, rispetto magari ad altre squadre che devono recuperare, il contrario, ovvero insomma Rimini avrà un paio di settimane diciamo di relativa tra virgolette tranquillità per quanto riguarda i match, gli altri invece giocheranno. Questo però può essere secondo te un vantaggio o uno svantaggio, cioè il fatto di avere comunque l'ultima partita giocata il 2 di maggio quando si giocherà il 16? Guarda, Roberto, Massimo ha dato già 2 giorni di riposo. Noi torniamo in palestra mercoledì per fare allenamento.
sabato faremo amichevole e poi dopo entreremo nella settimana tipo, quindi non mi sento di dire che sarà uno svantaggio, credo che noi lavoreremo sulle nostre cose, daremo un po' di riposo giusto a chi deve riposare e andremo a lavorare su quei dettagli, su quei particolari che nei playoff faranno la differenza. Poi dopo nei playoff si parte, lì si giocano i due giorni, lì è rumba totale, però i giocatori a quel punto arrivati ai playoff vale tutto, vogliono giocare, vogliono andare in campo per vincere e sono sicuro che insomma saremo pronti quando sarà il momento. Paolo, hai una domanda per Davide? Problema di connessione, sono tornato. No, prima scherzavamo fuori onda sul suo continuo monitorare il mercato, ma credo che poi alla fine insomma il roster sia completo. No, invece volevo chiederti, Davide, da chi ti aspetti nei playoff un salto ulteriore di qualità? Ma allora, la squadra sicuramente... Diciamo così, Davide, chi può essere la sorpresa positiva di RBR nei playoff? Allora, noi abbiamo una squadra che ha delle caratteristiche molto ben precise. Sicuramente, ultimamente, per mille motivi, abbiamo bisogno di una mano maggiore anche dai giovani, dallo stesso Ambrosin, da Nicolò. Nicolò sappiamo benissimo che non sta passando un momento, diciamo, di gioco ottimale, non sta giocando neanche tanti minuti, però la fiducia in Nicolò è tantissima, lui ha un contratto triennale e noi abbiamo tutte le intenzioni per metterlo nelle condizioni migliori possibili per farlo rendere, per farlo divertire, per farlo stare sereno a giocare come sa giocare a pallacanestro. Anche ieri ne abbiamo parlato insieme. Altro giocatore che ci teniamo che torna a fare quello che ha fatto subito all'inizio, Carlo Fumagalli, nelle ultime partite ha fatto un po' di confusione, ha perso un po' di pallone, ha fatto degli errori un po' non suoi, quindi noi ci ricordiamo un Carlo diverso, sappiamo che lui può fare molto meglio e soprattutto, come gli ho detto anche ieri, deve tornare a giocare un po' con quella spensiera testa che ha quando gioca al campetto 3-4-3 con la nazionale, che si deve divertire. Sono ragazzi fantastici, si allenano tutti con una grande intensità, però secondo me sia Carlo che Nicolò, che tutti quanti i ragazzi sono quelli che ci daranno quel valore aggiunto quando dovremo giocare tante partite consecutivamente. Abbiamo bisogno di tutti, perché noi crediamo fortemente in ognuno di loro e abbiamo bisogno assolutamente che tutti insieme proviamo a fare la miglior prestazione possibile. Uno può giocare zero come faceva Filo, però in panchina aiutava la squadra, può giocare 40, adesso è il momento di stringersi intorno, unirsi, non c'è domani, si sta insieme, ci si allena come non mai per poi arrivare al risultato, si pensa solo a quel maledetto foglio rosa, per poi, se gli altri sono più bravi, gli battiamo le mani, gli stringiamo la mano e andiamo a casa. Però veramente insieme, di squadra, con Massimo, seguendo le indicazioni di Massimo, provare ad arrivare fino in fondo con fiducia. E allora collego a quanto detto da Davide il messaggio di Sergio, RBR vittoria di Rimini che dovrebbe consentirci di arrivare nelle prime quattro del girone. I rimpianti però sono tanti, in quanto sarebbe bastato vincere con Livorno, avremmo avuto il secondo posto assicurato e forse il primo posto. Ora si azzera tutto, mi aspetto un rendimento decisamente superiore da Moffa, Fumagalli, Rinaldi e rivali sempre forza RBR. Questo appunto è il messaggio di Sergio. Vado da coach Simone Porcarelli per chiederti di ricordarci il prossimo impegno invece dei Titans. Sì, noi in calendario abbiamo sabato 8 maggio la partita ad Acqualagna, una partita molto molto complicata, molto difficile, una squadra che si è rinforzata molto rispetto all'anno scorso, la prima di campionato. Ieri è andata a vincere su un campo praticamente inespugnabile come quello di Urbania, e quindi l'affronteremo sicuramente come una partita da vincere e come abbiamo fatto con Recanati e come faremo di qui in avanti. Grazie allora Simone Porcarelli, in bocca al lupo ovviamente ai Titans per questa Coppa del Centenario. Grazie Simone. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Grazie a Davide Turci. Grazie Roby, forza Rimini. Sempre forza Rimini. Grazie a Daniele Bacchi. Grazie infinite. E grazie a Paolo Guiducci. Saluto a Roberto e a tutti gli amici, gli ospiti.
Si conclude qui quindi la nostra serata, una serata, come abbiamo ricordato più volte, baseball, softball, punto basket, in questo caso più che calcio punto basket. Invece la nostra trasmissione torna lunedì prossimo, e in quel caso torneremo a parlare di calcio, perché il Rimini sarà impegnato domenica in a casa con il Prato, un match importante per centrare punti, per conquistare una posizione almeno nei playoff, obiettivo minimo di questa stagione dei biancorossi di Mastro Nicola. Quindi appuntamento lunedì prossimo alle 20.35 sempre su Icaro TV e anche su Icaro Play in streaming e sulla pagina Facebook Icaro Sport. A tutti un buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da Usteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Alca Servizi, la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita.